Ciao a tutti, benvenuti. Eh, io sono Serena Bertolucci, il direttore di Palazzo Ducale. Sono tutte le volte che abbiamo un appuntamento di Aspettando la Storia in Piazza, sono particolarmente felice perché abbiamo lottato per mantenere questa idea della Storia in Piazza durante tutto questo anno eh, molto, molto difficile, in attesa di fare la, la prossima edizione come come eravamo abituati. Quindi adesso abbiamo queste occasioni eh, mensili e ringrazio i nostri ospiti per essere qui e per aiutarci a mantenere quella che il professor Canfora, che è il curatore della storia in piazza, ha definito il nostro dovere civile. Quindi parlare ancora di storia e ragionare intorno alla storia è il nostro dovere civile. Quindi eh, questa sera avremo la presentazione. Del volume Declino Italia che è uscito per in Audi, che se volete poi trovate anche, anche qui fuori, è presente con noi l'autore Andrea Capussela che dialogherà con Marco Doria e Realino Marra. Grazie anche perché vi siete sottoposti a, questa, a queste procedure, vi auguro una buona serata. Grazie. Allora, magari dico due cose io prima certo. di, di dare la parola a Realino Marra. Per introdurre rapidamente eh, l'argomento del nostro incontro, che parte da questo volume che trovate fuori, Declini Italia, di Andrea Capussela. Lo presento brevemente. Eh, oltre oltre ad essere un amico, è una persona che dopo un'esperienza un di lavoro nel, nel mondo. Nel mondo della legge come avvocato poi ha, eh, ha, cambiato, ha cambiato ambito di azione lavorando eh, presso poi casomai tu preciserai eh, se lo riterrai presso un'organizzazione internazionale che si occupava eh, in Kosovo si occupa di tante cose, ma si occupa di, tra l'altro di organizzare, organizzare eh, dal punto di vista del supporto eh, giuridico normativo eh, stati che hanno bisogno di ricevere una sorta di consulenza e quindi il Kosovo si era da poco reso indipendente. Eh, dalla Serbia e, e quindi questa missione internazionale di cui Andrea Capussela è stato componente ha lavorato in Kosovo per un periodo non breve. Un successivo momento eh, di questo tipo di attività eh, si è svolto in Moldavia. Dopo, dopo questa quest esperienza che l'ha anche portata a scrivere sul Kosovo un libro, un libro sulla creazione dello Stato kosovaro eh, si è dedicato a un percorso più di studio e di riflessione su quanto era accaduto nel nostro paese. Partendo da una domanda: eh, Quali sono le ragioni del declino italiano e quali possono essere i rimedi che cosa si potrebbe fare per evitare? Questo declino un declino un declino relativo eh, un declino che si misura in termini di da vent'anni a questa parte anche indipendentemente dal, dall'anno terribile del covid l'effetto della pandemia sull'economia di tutti i paesi e quindi anche ovviamente sull'economia italiana una, una stagnazione del prodotto interno lordo per assumere un indicatore di questo declino relativo, che è sostanzialmente ventennale. È, è una, una, crisi, una crisi che non è solo eh, economica, ma che è anche una crisi di sistema politico. Ecco, quindi, un, un, una, fase, una fase di difficoltà che. Nel su, in a, un, un altro suo lavoro che trovate fuori, più ampio più articolato, viene messa come punto di arrivo di un percorso molto lungo che invece, partendo anche eh, dall'unità d'Italia, eh, adesso non la voglio far lunga, ha visto delle fasi di grande trasformazione, di grande crescita. Però la domanda, la domanda iniziale è: perché c'è questo declino nel nostro paese? Il libro di cui, di cui parliamo oggi è una sorta di uh, sintesi, sintesi eh, del, dei lavori fatti in precedenza, un lavoro che è stato pubblicato da, da, dalla casa editrice prestigiosa britannica, la Oxford University Press, e tradotto in italiano dalla casa editrice della Louis eh, di, di Roma. Eh, questo libro è una sintesi e inaudi che si interroga, si interroga sempre di nuovo sui temi che erano stati precedentemente affrontati. E di questo parleremo con chi? Noi tre, ovviamente, poi anche con voi. Rialino Marra, amico e collega dell'Università di Genova, è filosofo e sociologo del diritto quindi studioso, studioso delle norme, ma studioso dell'interazione de, 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 de tra le norme e la società, eh, è stato eh, così individuato come uno delle, degli interlocutori per questa discussione. Ed è il, il primo che prenderà la parola, poi dirò qualcosa io, poi eh, Andrea Capussela e poi vediamo se... Eh, non, non la faremo lunga, poi vediamo se qualcuno può reagire a quello che ha sentito dire dagli altri e magari eh, in maniera molto contenuta eh, ci possono essere anche interventi vostri. Io da questo punto di vista, che in questo momento mi, mi, mi sono preso il compito di dirigere il traffico, mi viene sempre in mente, non perché sia poco favorevole alle discussioni, ma perché so che poi è importante su certe cose anche meditare, ascoltare e meditare eh, così. Mi viene in mente sempre una, una battuta di un film di Nanni Moretti, che dopo la presentazione, qui si trattava di una presentazione di film, a un certo punto diceva adesso, dopo, essere, dopo aver visto il film, il dibattito e lui diceva no, il dibattito no, e usciva fuori, fuori dalla, dalla sala. Che non vuol dire che io uh, vieterò, vieterò che qualcuno dica la parola, però eh, lasciamo, lasceremo qui alla fine, soprattutto, secondo me, parlare, parlare Andrea Capussela, perché ciascuno di noi sul declino italiano potrebbe dire la sua per tantissimo tempo, ma non è questo il motivo per cui siamo qua. Quindi il primo a parlare è Arialino Marra. Grazie. Eh, grazie Marco, grazie dell'invito, grazie al nostro ospite Andrea Capussela. È un bel libro, è un libro secondo me importante che mi ha fatto molto riflettere, eh, un libro che si legge benissimo tra le altre cose, è una delle qualità di questo volume. Eh, qual è l'assunto da, nella mia lettura da cui parte l'autore, da cui parte Andrea Capussela? È un assunto, non so se condiviso proprio da tutti, perché sappiamo negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni in modo particolare, c'è letteratura, eh, ci sono movimenti, anche uomini politici, che parlano di decrescita felice. Ecco, l'assunto è diverso, eh, direi ragionevolmente condivisibile, io lo condivido, cioè una società che cresce una società che cresce nei suoi fondamentali economici, nella produttività e in modo particolare nella produttività che nasce dall'innovazione, vive meglio di una società che ristagna. Un assunto che condivido. Eh, L'Italia purtroppo si trova in, nella seconda situazione, cioè nella situazione infelice, una società che ristagna. E si trova in questa situazione da molto tempo, direi forse da quattro, da quattro decenni, eh, più o meno. E questo eh, inizio di millennio, in modo particolare il, eh, i francesi, gli economisti francesi parlavano del trentennio glorioso, facendo riferimento ai trent'anni dopo la seconda guerra mondiale, eh, gli anni dello Stato sociale, insomma della grande crescita economica. Eh, potremmo dire, eh, dire l'infelice tredicennio che comincia con la crisi economica del 2008 e arriva ovviamente ai nostri giorni, alla pandemia al 2020-21. Ecco, questi tredici anni in modo particolare hanno approfondito questa realtà di declino. Allo stesso tempo eh, Andrea Capostela pensa che la come dire, più acuta consapevolezza della crisi possa dare eh, l'energia per cambiare, l'energia per invertire la rotta. La crisi come opportunità. Il declino, e eh, questo è il messaggio in qualche modo ottimistico di questo libro, non è un destino irreversibile. Eh, modificando il motto di Gramsci, L'autore sembra dirci che tanto il pessimismo quanto l'ottimismo in fondo sono delle scelte e che allora una chiara visione, eh, guidati la guida luminosa della teoria, direbbe Comte, una chiara visione delle, delle cause del declino e dei rimedi di ragione, delle cose che ragionevolmente si possono fare, in grado di invertire questa rotta, eh, di, di, dare, di dare un altro corso a questa storia. Appunto, modificando Gramsci, ottimismo dell'intelligenza, eh, possiamo dire. Peraltro, Gramsci, come teorico dell'egemonia, è un autore ben presente, direi, in questo libro, e su questo punto ritornerò verso la fine del mio intervento. Eh, quindi, la mia lettura. Ehm, forse appunto da filosofo del diritto, da sociologo del diritto, questa posizione, questo assunto di Capusselo dà un'intonazione fortemente illuministica a questo libro. Cosa favorisce la crescita secondo Andrea Capusselo? La crescita è in grado di affermarsi, di consolidarsi soprattutto se ci sono mercati aperti alla concorrenza, se è assicurata da parte della regolazione sociale, in senso ampio, la possibilità di operare per gli agenti eh, portatori di innovazione, eh, gli agenti portatori di futuro, per così dire. In una parola per Capussela, e qui si vede che in qualche modo eh, non è soltanto la mia lettura, anche Andrea è un giurista, eh, una delle idee portanti del libro, la crescita Prospera laddove vige la supremazia della legge. Però qui bisogna chiarire alcune cose. Appunto, lo ricordavo prima: è di formazione un giurista, però è un giurista molto, molto lontano, e questo mi fa molto piacere dalla ristrettezza di visuale di tanto positivismo giuridico. È un libro ammirevole per questo, perché è un libro profondamente transdisciplinare, e questa etichetta. Di Jean Piaget che poi fatta propria da un grande filosofo e sociologo come Moren peraltro Moren è una delle presenze importanti proprio al Palazzo Ducale. Eh, quella del declino italiano è una questione complessa, quindi l'analisi economica non è sufficiente, però tornare alla legge d'altra parte non vuol dire semplicemente promuovere delle riforme migliori, delle riforme diciamo più ragionevoli, peraltro è un tema no, che stiamo vivendo in questi, in questi mesi, il tema del piano nazionale di ripresa e resilienza. Tutte le volte devo riprendere questa etichetta perché non me la ricordo mai. Quindi vuol dire, tornare alla legge, stimolare una discussione pubblica sulla razionalità, scrive Andrea, di regole effettivamente uguali per tutte, uniformemente applicate. Eh, Un'altra caratteristica di questo libro è cercare di mettere insieme libertà e uguaglianza, che non è operazione mai semplice. Quindi le regole scritte sono importanti, le regole della legge sono importanti, ma altrettanto importanti sono le regole non scritte, le regole informali che diciamo, guidano, orientano di fatto il comportamento delle persone e che sono i modi concreti di interpretare le norme scritte, ma anche i criteri di guida delle condotte del comportamento che si formano autonomamente, diciamo così, nella società orizzontale e che possono essere anche molto diverse eh, dalle norme scritte. Sono in sostanza quelle che la, la mia letteratura, la letteratura socio-giuridica chiama le regole sociali. Insomma, è importante quando si parla di... Supremazia della legge in, questa, in questo testo è importante eh, l'ordinamento sociale nel suo complesso, eh? l'ordinamento sociale nel suo complesso, la sociale ordnung di, di cui parla eh, un autore di cui mi sono molto occupato che è Max Weber. L'analisi deve avere ben chiara la dinamica sociale concreta, deve tener conto della combinazione, però anche del conflitto, anche dello scontro tra, diverse, tra le diverse istruzioni regolative che convivono in una comunità politica. Ma proprio questo dato di realtà può e deve diventare per Andrea Capussela la leva per attivare il cambiamento. Il tema è un tema importante, è un tema di filosofia politica propriamente. Il tema è quello della dialettica pubblica. Oppure dello spazio pubblico per ricordare un'autrice fondamentale come Anna Arendt, ed è un altro filo conduttore di questo libro. Se Capussela di formazione un giurista, e la tesi portante del libro, appunto Il ritorno alla legge, però il ritorno alla legge chiarendo anche questa visione è decisamente più complessa, molto più articolata, è un giurista ribadisco ehm, che attraversa. Felicemente molte delle barriere disciplinari delle scienze sociali sono state costruite in maniera artificiale nel corso dell'Ottocento e nel corso del Novecento dalla da mentalità positivistica e anche dalla mentalità neopositivistica. Questo libro è Molte cose insieme, ed è straordinario perché, dal punto di vista delle dimensioni, non è un grande libro, però. In primo luogo, come ho cercato di dirvi fino a questo momento, un libro di sociologia delle regole, è un libro, e deve essere, perché dà molta importanza al tema della crescita economica, un libro di politica economica, un libro di scienza politica, un libro di teoria dell'azione, dell di teoria dell'agire del, dell in modo particolare dell'azione collettiva, un libro di antropologia culturale. E a proposito di antropologia culturale, Declino Italia, cioè il, quello che io ho chiamato il ragionevole ottimismo di questo libro, esprime una particolarità, ecco, una singolarità che mi ha molto colpito, che mi ha indotto davvero a riflettere, a riconsiderare certe mie convinzioni abbastanza consolidate, peraltro convinzioni figlie di una. Ehm, come dire, tradizionale, radicale, radicata narrazione sul carattere degli italiani. La singolarità, la particolarità che mi ha molto colpito è questa. Un po' in tutto il libro, ma in modo particolare, nel quinto capitolo, bellissimo peraltro, che si chiama Storia e Cultura, Interessi e Idee. Capussela, ed è un altro motivo molto importante, esprime una posizione molto netta contro l'idea che la cultura politica e civile degli italiani sarebbe la causa ma prima dei mali del nostro Paese. È il culto del particolare di cui parla Guicciardini, la mancanza di senso civico, l'insofferenza alle regole. Il familismo, la tolleranza per la illegalità e la corruzione. Ora su questa lettura antropologica, la letteratura è davvero sterminata. Copre almeno due secoli. Se non vogliamo ritornare indietro, al, al padre Dante ai Serva Italia, nel sesto canto del Purgatorio, che dice dovevi essere la la signora, la regina delle nazioni, adesso sei diventata sostanzialmente una prostituta. Ecco, eh, sei, sei asservita, eh, come dire, al padrone più forte. Però, diciamo, lasciando da parte Dante, parlando proprio degli ultimi, degli ultimi due secoli, ricordo un po' la rinfusa. Il Leopardi del discorso sullo stato presente dei costumi degli italiani, un'opera dei primi dell'Ottocento, eh, l'avversione è eh, un tema di Andrea, l'avversione per i vincoli di una società troppo stretta. Oppure ehm, il nostro Giuseppe Mazzini, che parla della mancanza di una norma suprema di direzione della condotta, dell'oblio della legge morale, del primato dell'individuo rispetto alle idee. Un autore non italiano invece, Standal, anche lui molto presente. Nel libro di Capussela, che scrive che gli italiani portano lo spirito di parte dappertutto, anche dove non ce lo immagineremmo, cioè l'idea della, della, della presa di posizione partigiana, per esempio anche nell'arte e nella critica letteraria, e qui diciamo, ci vengono in mente le polemiche feroci al limite dell'insulto tra Sgarbi, per esempio, e Zeri. E Standal in maniera significativa aggiunge che gli italiani amano appassionatamente la libertà, ma senza sapere cosa debbano fare concretamente per instaurarla. Direi da un certo punto di vista che tutto il libro di Capussela è un tentativo di dare una prospettiva a questa aspirazione di libertà, cioè trovare il modo per corrispondere a questa tensione, di convertirla però, e questa è la posizione ideologica molto netta del libro, non nella libertà della razionalità individualistica, ma nella libertà che si interroga e che va alla ricerca del bene comune. Eh, lo dico con capossela, sono le sue, la sua etichetta, aspirazione, appunto quello che dicevo prima, aspirazione alla libertà democratica, eh, alla libertà che si concilia con l'uguaglianza. Però per tornare al pessimismo ecco, della lettura, letteratura culturalista, chiamiamolo così, al pessimismo di ragione rispetto alla cultura politica degli italiani, ricordo più di recente Leonardo Sciascia, peraltro questo saggio non lo conoscevo, l'ho letto in contemporanea con il tuo libro, è un saggio di Sciascia sulla resistenza, pubblicato la prima volta nella rivista Officina. È la rivista di Pasolini e di Roberto Roversi nel 1956. E questo saggio si chiama La sesta giornata. Eh? La sesta giornata. Sciascia parla del trasformismo, anche questo sarebbe uno dei mali tradizionali del nostro paese, del trasformismo e dell'opportunismo degli italiani. Gli italiani, scrive Sciascia, sono nella massa come i piccoli... E meschini eroi delle cinque giornate di Milano del 1848, cioè sono gli eroi della sesta giornata, quelli che, passata la tempesta delle cinque giornate, escono per strada, tutti armati quando non ci sarebbe più necessità, e con le coccarde tricolori quando prima erano ben nascoste in qualche cassetto. Peraltro. A proposito di questa letteratura, come dire, a tinte fosche sul carattere degli italiani, eh, Capussela stesso ricorda un caso clamoroso, se ne parla anche troppo poco, ma non unico, purtroppo, di eroe, e eh, adoperiamo questa etichetta di sciascia della sesta giornata. Un giurista anche lui, eh, Gaetano Azzariti, un antisemita convinto, eh, non lo faceva per opportunismo, era proprio nel profondo un antisemista, tanto a diventare presidente, in realtà era una commissione, ma insomma del Tribunale sulla razza istituita, istituito a valle della infame legislazione del 1938, un personaggio che poi nell'Italia repubblicana diventa presidente della Corte Costituzionale e anche il presidente più longevo della Corte Costituzionale. Ebbene, di fronte a questa letteratura imponente, eh, che parla del carattere, che parla, del, come dire, con un grande pessimismo del carattere degli italiani, da Leopardi fino a Standal, fino a Sciascia, Capusella ci dice, e questo mi ha molto colpito, che la spiegazione maggioritaria, appunto, la spiegazione culturale o, se volete, culturalista, che lui definisce quietista, deresponsabilizzante, toglie ogni speranza di cambiamento. Induce alla rassegnazione, induce ad una critica qualunquista, eh, diciamo così, una critica soltanto negativa e non costruttiva. Dobbiamo invece pensare ad uno stato di cose reversibile, lo dicevo in precedenza, altro termine impegnativo di questo libro, una rifondazione repubblicana è possibile. È possibile a partire da una discussione pubblica orientata al bene comune, orientata all'interesse generale, che promuova una società civile esigente, una società civile che... Eh, Superi, che vinca il torpore dei corpi intermedi fino a questo momento, cioè partiti e sindacati in modo particolare, che li pungoli a farsi fattori di responsabilità politica. E' questo quel progetto che io ho definito neo-illuminista del libro di Capussera, che si nutre, credo consapevolmente, ma poi ce lo dirà l'autore dell'illuminismo politico della tradizione, in un percorso ideale che va dalle, è un discorso sulle regole di nuovo, ma insomma sollecitato dalle cose che scrivi sul libro, dalle regole sul, di un grande eh, illuminista tedesco che è Christian Tomasius, le regole del decorum, poi decorum, il decoro è una parola un po' d'antan, fa pensare... Al Galateo. No, in realtà Tomasius pensava alle regole di una socialità responsabile. Arriva, lo abbiamo ricordato nei nostri conversari prima dell'incontro, arriva alla volontà generale di Jean-Jacques Rousseau, alla sovranità popolare come procedura di Jürgen Habermas, cioè a quelle regole democratiche che ancor prima nel Parlamento vengono discusse nelle assemblee, nei comitati, nelle associazioni, nei circoli. Qui ho molto semplificato, eh, arrivo alla, alla conclusione, alla fine, ho trascurato sicuramente altre analisi importanti, anche raffinate, tutt'altro che marginali. Ma credo che stia qui il nucleo dell'idea fondamentale della visione di questo libro un nucleo dal punto di vista del metodo d'indagine, appunto, fortemente transdisciplinare, ma anche dal punto di vista dei contenuti, perché appunto ribalta, eh, come dire, una, letteratura, una lettura tradizionale dei mali del nostro paese, un libro profondamente innovativo. È un'idea alta, un'idea impegnativa, che si confronta giustamente con coraggio sulla gravità e sulla complessità dei problemi. Rimane appunto, e qui chiudo davvero, quella particolarità a cui accennavo in precedenza, che dunque sostanzialmente è la sola questione che mi sento di indirizzare all'autore. Se l'analisi culturale è una spiegazione inadeguata, però la rifondazione repubblicana, eh, con questo carattere che ho indicato in breve fino a questo momento, eh, la rifondazione repubblicana non è a sua volta una rivoluzione culturale, appunto lo ricordavo in precedenza, Capussela richiama espressamente Gramsci evocando proprio il concetto fondamentale di egemonia culturale, cioè questa idea, l'assunto per cui le nuove idee possono imporsi per il loro valore, per il loro significato intrinseco. Eh, insomma, concretamente questa è la domanda. Come sperare in un cambiamento evidentemente culturale, un cambiamento innescato dalle azioni collettive, da una cittadinanza attiva, di fronte però ai riscontri delle analisi tradizionali, quelle che ricordavo in precedenza, sulla storica debolezza dell'individualismo degli italiani. Da? debolezza della mentalità associativa degli italiani. Con questa questione chiudo il mio intervento ringraziando molto l'autore per il suo contributo, una voce davvero importante, una voce originale, speriamo che sia ascoltata e anche condivisa. Grazie. Grazie Realino. Grazie eh... no, no. È stimolante la lettura del libro di Andrea Capussela, sono molto interessanti le, le, le osservazioni di Relino Marra adesso tocca a me e eh, a questo punto mentre sentivo parlare Relino Marra dicevo eh, metafora lui ha fatto il poliziotto buono io faccio quello più cattivo nel senso che quindi faccio qualche osservazione più critica eh, eh, critica rispetto a un, a un lavoro eh, col quale mi sento per molti aspetti in sintonia, che, di cui vedo però due parti. Una descrizione, descrizione del declino e, e, ed è anche abbastanza utile richiamare alcuni elementi oggettivi che nei suoi lavori Andrea Capussera evidenzia in questo volume breve, in maniera molto più sintetica, in quello più ampio, in modo più articolato. Declino economico, cioè il tema dei tassi di crescita economica che sono praticamente nulli ormai nel, nel ventennio considerato. Poi c'è stato un precipitare, un precipitare nel 2020, per cui il PIL pro capite degli italiani è uguale adesso grosso modo a quello del 1995. No, non ci siamo mossi. Eh, apro una parentesi. Io mi sono. Non divertito, ho fatto questa considerazione, che è banale. Eh, prendendo l'ultimo ventennio, questo secolo, abbiamo questa stagnazione economica, stagnazione economica e declino relativo. E ho detto chi è stato al governo in questo secolo. C'è stata sostanzialmente, se ci pensate alla successione dei governi un alternarsi di schieramenti di centrodestra, di centrosinistra, per cui la responsabilità di governo, di governo politico, è stata proprio condivisa. Se uno fa proprio il conto del numero di anni, eh, in questi vent'anni, in cui eh, le forze politiche sono state al governo, eh, io l'avevo fatto eh, quando c'era il, il Conte Salvini, Conte Di Maio Salvini, e a quell'epoca se partivo dal 2000 veniva fuori che la Lega era il partito che era stato più al governo di tutti, come perché era stato al governo con Berlusconi quando Berlusconi era eh, premier. E poi era stato anche al governo il governo giallo-verde all'inizio di questa legislatura. Poi Forza Italia comunque più di tutti, ma un numero di un decennio eh, alternarsi. Questo per dire che nessuna, nessuna formula di governo, nessuna coalizione di governo eh, aveva, aveva avuto la capacità di affrontare adeguatamente i problemi oggettivi che economico sociali che Capusseda evidenzia nella parte descrittiva, descrittiva del suo lavoro. Al di là poi del gioco delle parti politico per cui eh, uno schieramento si propone sempre come più bravo degli altri, in realtà se io dovessi dire da osservatore studioso, no, nessuno, tutti hanno avuto sono stati un po' al governo, quindi Nessuno ha avuto la capacità di aggredire e affrontare in modo adeguato questi problemi. Poi c'è un'altra parte descrittiva che riguarda il sistema politico e da un certo punto di vista, eh, evidenzia eh, il, lo sgretolarsi o il modificarsi di un sistema politico. Vi propongo un, un dato che mi ha molto colpito, ovviamente. Ho avuto modo di verificarlo anch'io ne, nelle mie esperienze personali. Il dato dei cambi di casacca, cambi di casacca degli eletti dal popolo nel corso del loro mandato, eh, il, io ho potuto verificarlo in Consiglio Comunale. Eh, eh, Andrea Capussera propone dei dati che riguardano il Parlamento della Repubblica ed è, è interessante perché il trasformismo, trasformismo opportunismo di cui parlava Marra e di cui parlava Andrea Capussella, tra il 1946 costituente eh, e il 1992, in tutti i cicli legislativi, la media per ogni ciclo legislativo la media dei parlamentari che transitavano da una formazione all'altra rispetto a quelle in cui erano stati eletti era di 19 19 su 1000 cioè 600 erotti eh, deputati no, e 3 no, tre... dati, ah, dati della allora su 600, 630. su 630 19, questo non era, non era però precisato forse no, forse no. quindi io l'avevo comunque non cambia 19 su 630 19 su 630. Dal 1994 in avanti la media, che allora è sempre su 630, è di 124. Ogni ciclo legislativo ci sono 124 parlamentari che cambiano collocazione rispetto a quella con la quale si sono presentati gli elettori. Questo ciclo non si è ancora chiuso, quindi i numeri possono anche. Quello che si è chiuso prima, 213, 2000, 2013, 2013, 2018, gli spostamenti sono stati 304. 304. Trasformismo, opportunismo e assoluta, diciamo così, anche incapacità, incapacità dei partiti esistenti. Di avere una compattezza, avere una compattezza. Quindi io, no, Andrea Capusella ha registrato questo fatto come eh, un esempio eclatante dell'estrema debolezza di un sistema politico. E quindi, sempre nella parte descrittiva, oltre all'aspetto economico, c'è la parte descrittiva su, su questa difficoltà oggettiva del sistema politico è vero quello che diceva l'elino marra eh, è piacevole per degli universitari come noi leggere, leggere un testo che eh, tiene insieme approcci diversi guarda l'economia guarda la politica guarda alle norme perché eh, nel nel lavoro universitario abbiamo proprio una specializzazione che da questo punto di vista diventa negativa perché riduce le possibilità di leggere la realtà che va sempre letta in modo molto articolato e composito poi adesso faccio un po' il cattivo secondo me è, è più debole la, la parte eh, propositiva eh, la parte descrittiva è una parte molto corretta, io condivido e condivido anche gli obiettivi, quindi sono, mi sento molto in sintonia. Però eh, qua ci sono dei nodi, dei nodi che secondo me eh, non sono sciolti, non sono sciolti nel libro e che, che dovremmo sciogliere tutti insieme. Il punto è, al di là del discorso ottimismo-pessimismo, che È un argomento non da poco. Come possiamo essere noi a fronte di questo quadro che non ci può uh, vedere soddisfatti? La realtà del paese non può vederci soddisfatti. E, e qua c'è questo tema del pessimismo. Allora, Dante, Leopardi, pessimisti. È bello anche il riferimento a Dante, cioè pessimisti, pessimisti. E quindi se uno si ferma a quello poi si arrende e giustamente da questo punto di vista Andrea Capusella dice no io non accetto questo pessimismo che rimanda al carattere degli italiani perché se entriamo, se entriamo in questo mood allora ci arrendiamo eh, non... lo, capisco, lo capisco perché ci vuole quello che Gramsci chiamava l'ottimismo della volontà se no ci rassegniamo a questo declino però Cosa muove? Cosa muove il cambiamento? Cosa muove il cambiamento? Da questo punto di vista, il richiamo alla razionalità è necessario, sono tutte condizioni necessarie, ma non sufficienti, a mio giudizio. La razionalità, l'approfondimento, lo studio, la riflessione pacata. Anche questo è una, una, un aspetto che, spesso manca. Io eh, sono davvero molto colpito e tant'è vero che ormai sono, sono giunta a saturazione personale ecco, nel, nell'assistere a certi talk show televisivi in cui l'urlare, l'urlare, il gridare, il parlare per slogan, eh, slogan ripetuti, cioè a macchinetta, come se si trattasse di un disco rotto che gira. Che, che fa sentire sempre la stessa nota o la stessa parola, sono la regola rispetto a un confronto che punta all'approfondimento, all'individuazione dei problemi, al ragionamento. Ecco, però non ci vuole soltanto la razionalità, ci sono delle parti del libro che parlano dell'interesse generale e degli interessi particolari che toccano una questione molto, molto difficile, molto difficile da dipanare. Eh, perché eh, quali sono gli interessi generali, quali sono gli interessi particolari, quali sono gli interessi particolari legittimi? Eh, arrivare a definire con chiarezza gli interessi generali non è così automatico, non è così oggettivo. Io ho idea, ho un'idea mia sono convinto di, di quelli che possono essere gli interessi generali del paese. Ma eh, la società è una società articolata in cui i gruppi, gruppi singoli danno intanto della nozione di interesse generale delle eh, definizioni diverse eh, rispetto a un grande tema. Faccio due esempi, due esempi eh, in cui io ovviamente ho le mie idee. Su interessi generali e, e, oppure no, se è legittimo considerare gli interessi generali di certe cose oppure no, che poi portano a, de, a delle posizioni diverse. Allora c'è chi può ritenere che l'interesse generale in una società che è toccata, come sono toccate tutte le società del mondo oggi, nel nell'età della globalizzazione, da flussi migratori consistenti sia quello di limitare l'accesso alla cittadinanza italiana. ci può essere un'altra posizione che ritiene che l'interesse generale sia quello di riconoscere in automatico chi ha dei ragazzini, dei bambini, dei ragazzini che sono stati a fare 5, 6 anni, 8 anni di scuola qui in Italia in automatico la cittadinanza italiana. È un'idea diversa di interesse generale. Il, scusi? Sì, poi il il altro tema L'imposizione fiscale. È chiaro che nessuno può ritenere che... No, non è, non è vero. C'è anche chi ha teorizzato che valesse la pena farlo. Eh, stavo dicendo, nessuno può ritenere che l'evasione fiscale eh, faccia bene al Paese. C'è anche chi ha dato legittimazione all'evasione fiscale. Ma indipendentemente da questo, invece nel rispetto delle norme, le norme fiscali possono essere diverse. Vedete il dibattito che si è aperto su flat tax eh, patrimoniale, patrimoniale sì, patrimoniale no. E ovviamente le posizioni divergenti in materia di regole, regole fiscali da assumere sono sostenute da persone che pensano di rispondere a un interesse generale. Però sono indicazioni, indicazioni opposte. L'ultima questione, e poi chiudo, e così Andrea Capussela può, uh, può ragionare, è questo, questo richiamo, richiamo ai valori eh, che non è scontato, perché i valori di Andrea, che poi sono anche i miei, sono valori che io potrei definire assolutamente riconducibili a un filone. Un filone di pensiero presente nella storia italiana post 1945, ma per certi aspetti anche prima, eh, un filone democratico, riformista eh, che poteva avere anche dei padri nobili. Io penso che i padri nobili, non so, dell'europeismo sono padri nobili che Andrea Capustela considera i suoi punti di riferimento Spinelli, Rossi, eh, una cultura democratica, una cultura, una cultura politica che prevede eh, l'attenzione al welfare, che non demonizza affatto lo stato sociale come eh, capace di ridurre le disuguaglianze del sistema. Ecco, questo è questo tipo di cultura. Valori, la domanda è come possono marciare questi valori eh, se la società, la società è molto frantumata. Cioè noi abbiamo avuto un momento, un momento, e quindi non voglio essere troppo pessimista, un momento in cui dopo la seconda guerra mondiale c'è stata una guerra mondiale, c'è stata una tragedia per l'Italia che ha fatto scaldare delle molle ha fatto scattare delle molle che hanno animato animato con contraddizioni, con problemi un percorso trentennale, trentennale quarantennale di crescita forte del paese. Poi quel ciclo si è chiuso. È un ciclo storico che si è chiuso, se n'è aperto un altro in cui quelle molle, quelle spinte si sono molto attenuate e non ce ne sono state altre, quelle erano spinte che nascevano da uno sconvolgimento, da uno sconvolgimento e anche da una voglia di risalire o di prendere in mano il proprio futuro in una società che era più giovane, anagraficamente più giovane di come siamo noi, che incrociava un ciclo economico molto positivo, i 30 gloriosi, quindi un contesto internazionale in cui l'economia andava bene, quindi era anche più facile che l'economia italiana andasse bene. Adesso stiamo incrociando un ciclo economico in cui va bene l'economia della Cina, al di là del Covid, va bene l'economia dell'India, ma è una fase storica in cui l'economia dei paesi maturi occidentali, lo si vede anche negli Stati Uniti, la percezione di insicurezza, disagio, insoddisfazione che è stata evidente nella società americana, Trump, così, eh, lo slogan di Trump che era indicativo, interessante, make America great again, facciamo di nuovo grande l'America, che intercettava... La percezione che avevano tanti una metà dell'elettorato americano che l'America e gli Stati Uniti non fosse più grande. Quindi una percezione di disagio, di declino, di declino. Magari i numeri sul PIL sono un po' migliori di quelli italiani, ma sono sicuramente peggiori dell'America degli anni 50-60 o l'America dei, dei urgenti anni 20. Ecco. Quindi... Eh, L'Italia si inserisce si inserisce in questo contesto. Allora, il tema degli interessi. Come far viaggiare i valori insieme a una mobilitazione anche di interessi legittimi, quali sono? Questo è sempre stato un motore della storia in un contesto molto complicato. Per cui io non voglio essere pessimista perché sennò abbiamo finito e non, non mi va, però la, la vedo complessa. E da questo punto di vista, eh, più che scrivere altri libri, bisognerebbe trovare dei modi di riprendere l'iniziativa di riprendere l'iniziativa su cui eh, su cui eh, però dobbiamo fare un, uno sforzo di riflessione e io nel libro non ho trovato le risposte, ma ovviamente non può essere eh, bravo a fare le analisi e uno stratega, uno stratega della politica. Ecco, lì ci sono, ci sono ancora dei nodi risolti e richiama molto illuministico, il ma purtroppo nella storia del nostro paese tante, tante persone o eh, forze sinceramente... Illuminis, illuminate, illuministe si sono poi trovate politicamente perdenti, ed è quello che io vorrei che si evitasse. Che si evitasse. A te, bene, grazie. Grazie infinite per le vostre parole e, e per tutti questi spunti. Cercherò di mi concentro. Partirei da, da quest'ultimo punto ehm, al quale faccio una premessa. Questo libro, in qualche misura, è un tentativo di rispondere a una domanda che tu mi avevi fatto, Marco, in questa stessa sala, quasi esattamente due anni fa, quando abbiamo presentato il libro più sì. grande del quale questo è figlio. Tu allora dicesti, bene, più o meno cose simili, la descrizione, interessante, bene, eh, tu ci spieghi come funzionano, quali sono le cause del declino e anche indichi come i punti dove si potrebbe forse intervenire. E a un certo punto eh, dici, questo libro in qualche modo fa parte di una tradizione, eh, come dire, una buona tradizione di, di italiani che sono co coscienti dei problemi del paese, li, 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 li descrivono nelle loro opere, li, ne, ne parlano in pubblico. Ma questa, questa piccola elite intellettuale, chiamiamola, non è mai stata in grado in realtà di cambiare il Paese. Eh, come lo si cambia il Paese? E lì parlavi di trovare il modo di arrivare alle masse, muovere vasti numeri di persone e cercare di persuaderli a cambiare i loro comportamenti. E dicevi, questo ruolo l'hanno sempre fatto i partiti storicamente. Um, questo libro, in parte, è il tentativo di rispondere a quella, a quella domanda che, che quel libro là non copriva. Quel libro là <coughs> pressoché si fermava solo alla descrizione. Questo tenta di andare, in realtà, la gran parte è descrizione, ma tenta di fare questo passo avanti. E, che parte dalla constatazione. Che, che, che è suggerita molto, molto direttamente dai numeri che citavi sulla, sul trasformismo parlamentare, che sono un segno chiarissimo di estrema debolezza dei partiti, um, partiti così non sono capaci più di svolgere quel, quel ruolo quel, il ruolo di coordinare e organizzare gli interessi, le domande, le aspirazioni diffuse nella società. E da queste elaborare ipotesi plausibili di definizioni in competizione tra loro dell'interesse generale che poi si confrontano nello, nello spazio pubblico, nel, nell'arena politica, qualcuna prevale, si fanno compromessi, si definisce una, un provvisorio e parziale consenso su quello che è l'interesse generale per un certo periodo. Partiti in grado di fare questo lavoro... Non ce ne sono più di fatto, insomma, facciamo le cose rapide. E una parte dell'impianto teorico che ho, che ho usato, quello degli studi sull'azione collettiva, ci dice: secondo me è difficile di sentire, ci dice che il problema dell'azione collettiva senza organizzazioni vaste a fini generali. Come sono i partiti politici o anche i sindacati, ma per quello che più ci interessa, i partiti politici, il problema dell'azione collettiva non è risolvibile. E se il problema dell'azione collettiva non è risolvibile, perché, perché milioni di persone non, non, non perdono del tempo per cercare di proteggersi da piccole aggressioni che ricevono dagli interessi particolari organizzati, che invece. Possono guadagnare molto. Faccio l'esempio nel libro del, 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 dei farmaci e delle farmacie. Eh, fino a un po' di anni fa eh, le farmacie avevano il monopolio della vendita dei farmaci, anche delle aspirine. E questo, come ogni monopolio, consentiva loro di aggiungere un piccolo sovrapprezzo. I milioni di clienti delle farmacie non facevano proteste, manifestazioni in piazza contro il monopolio delle farmacie perché eh, co costava più a loro in termini di sforzo, di tempo fare queste manifestazioni che pagare quel magari quel, quelle 50 lire o 50 centesimi in più per la. e tuttavia il monopolio poi è stato limitato questo è un caso nel quale l'interesse generale ossia avere condizioni concorrenziali in un mercato nel quale non c'è alcun bisogno di un monopolio perché non protegge nessun interesse come dire questo possiamo quasi tutti essere d'accordo che lì c'è un interesse generale ad aprire un po' di più alla concorrenza non c'era nessuno che era stato in grado di farsi alfiere di questo interesse generale, anche perché i farmacisti ben organizzati erano in grado di spendere dei soldi e del tempo per proteggere questo monopolio che per loro valeva molto. Questo stesso esempio, la logica di questo esempio, si può in realtà estendere a tantissime cose nella nostra società: sono i partiti quelli che sono in grado di coagulare le aspirazioni diffuse, le domande, eccetera. Se questi non sono in grado di farlo, che fare? Ora lascio un attimo appesa questa domanda per riprendere il tema della cultura, delle idee, degli interessi. Ora, io sono arrivato a, a, a chiedermi se quella enorme letteratura sul carattere degli italiani um, sia convincente o meno, e se quindi ci debba indurre a pensare che, eh, come dire, se abbiamo il carattere sbagliato c'è poco da fare, siamo così e resteremo così nel futuro prevedibile eh, sono arrivato a chiedermi se quella letteratura sia fondata o meno dal lato della letteratura di, di economia politica, di storia dello sviluppo che, ha, ha, che si interroga sul ruolo della cultura nello sviluppo e, e lo mette insieme in un gioco di vari fattori che determinano le scelte delle persone tipo buttare una cartaccia per terra o non buttarla che sono interessi, incentivi che derivano dalle regole, cioè se butto la cartaccia mi tagliano la mano, ci penso due volte. Se, se non corro molti rischi il mio incentivo è risparmiare la fatica. Interessi, quindi, incentivi, valori, idee, cultura, cioè ciò che ho assorbito nella mia famiglia, nel, negli ambienti nei quali vivo, il, il modo in cui vedo che gli altri si comportano. Questa letteratura tenta in vari modi di mettere insieme tutti questi fattori, queste possibili determinanti dei, co dei comportamenti individuali che eh, si bilanciano. Se sono tutte convergenti, di solito si sceglie la cosa che questo convergere indica. Se sono contrastanti, c'è so spazio per dei cambiamenti. E, mh, mi sono... La prima cosa che ho cercato di fare è confutare la conclusione quella comune, come dire, di quella letteratura che dice abbiamo la cultura sbagliata sostanzialmente, ormai siamo così, magari tra due secoli cambieremo, ma per ora non c'è niente da sperare, dobbiamo cercare di migliorare le cose qua e là per darci una vita, un filo più sopportabile, però dimentichiamoci grandi trasformazioni, grandi cambiamenti. Secondo me, secondo me il modo nel quale quella parte di letteratura di economia politica che... Accoglie quella conclusione e sotto le costruisce tutte delle analisi econometriche. Ci sono studi che sono andati a vedere. Tutto, tutto nasce da un grande volume di uno studioso americano che dice che il mezzogiorno è messo peggio del, del, nord, del, del nord del centro-nord. Perché nel centro-nord c'erano i comuni nel XII secolo, nel mezzogiorno, sono arrivati i Normanni e hanno creato una monarchia relativamente centralizzata, che alcuni tra l'altro ritengono essere più o meno una sorta di embrione dello Stato moderno. E quindi lì si è nata, nata l'idea che, eh, come dire, ciascuno era importante nel, nelle decisioni collettive, è nato il senso civico, il senso di, di far parte. Eh, e poi altri autori hanno, di fronte alle critiche, altri autori sono andati a vedere, ma bene, vediamo nei comuni quelli che sono stati liberi più a lungo rispetto a quelli che sono stati liberi meno a lungo. Facciamo le statistiche e poi vediamo in questi stessi comuni quanta gente dona il sangue, quanta gente si iscrive alle associazioni filantrofiche come segnale de, come dire, del, del, del senso civico delle persone. E hanno trovato che queste analisi econometriche davano una sorta di corrispondenza più il tuo comune, che sia Modena o Parma, è stato effettivamente libero nel, nel, eh, più tardi è arrivata la signoria, più gli abitanti attuali apparentemente donano il sangue. In realtà queste analisi econometiche non sono tanto convincenti e soprattutto mai questa tiratura, si, si domanda, bene ma cos'è successo negli otto secoli che ci separano da allora? C'è stata un sacco di roba, c'è sta, state le signorie, poi le invasioni straniere. Cerco di dire che una volta trasferita nell'armamentario dell'economia politica, quella tesi che dice che il carattere degli italiani è un ostacolo al nostro sviluppo, davvero non è convincente. E quindi insieme a questo mi sono sentito in libertà, in un libro così breve, di mettere da parte anche Leopardi e tutti gli altri pur avendoli letti e, e secondo me tanta di quella lettura si può recuperare in chiave di diagnosi di ciò che avviene, ma non in chiave di dire che questo è, è, è immodificabile. Uno di questi libri che cito, ehm, un autore che, che anche lui nel quale ho letto un'interessantissima polemica contro questa letteratura, cita ad esempio letteratura dell'Ottocento di viaggio, memorie, che descrive i tedeschi e i giapponesi in modo specularmente opposto a come sono descritti oggi, invece di, eh, spensierati invece che efficienti, eh, inaffidabili invece che rigorosissimi. E lì uno può dire, beh, quella letteratura era... Parlava di una Germania prima dell'unificazione, dell'industrializzazione, della, della crescita della forza militare della Germania, delle due guerre. La Germania che abbiamo oggi è figlia di quel, di, quel, di, quel progetto, di quel percorso lì. In uno stato del genere, la cultura dei cittadini, in questo senso, cambia. Lo stesso si può dire del Giappone, la restaurazione Meiji, eccetera. Per cui, secondo me, fatta a lunga su questo, ma secondo, mi pare importante proprio perché. A mio parere, gli esiti, come dire, sul, sul, sulla questione di, dell'azione politica, gli esiti della lettura culturalista abituale che dice che la corruzione ce l'abbiamo nel sangue, per dire come la si direbbe sulla strada, gli esiti sì, secondo me, sono paralizzanti e quietisti, perché se ce l'abbiamo nel sangue, vabbè, c'è poco da fare. E eh, se anche volessimo, non riusciamo a estirparla. Quindi eh, mi stava molto a cuore dire che... Quell'analisi lì la possiamo leggere in leopardi, sì, magari, però quando gli scienziati sociali la assumono come propria per spiegare come mai una nazione va male, quella secondo me proprio è una lettura infondata. E quindi siamo liberi di pensare che i problemi si possono superare e che anche la cultura, che è un de una determinante delle, dei comportamenti individuali, può cambiare. E c'è anzi letteratura che dice che c'è un rapporto di interdipendenza tra l'efficienza dello Stato e la fiducia che lo Stato ispira nei cittadini, e la fiducia reciproca tra cittadini e fiducia dei cittadini nello Stato. E alcuni plausibilmente ritengono che ciò che guida questo rapporto di interdipendenza è piuttosto il comportamento dello Stato, per cui non è vero che lo Stato è prigioniero della cultura dei suoi cittadini uno Stato efficiente può anche foggiare, formarsi una, una, nel tempo naturalmente dei cittadini con, col senso civico che occorre per organizzare bene la vita sociale. Um, ora, uh, torno indietro alla questione, se non abbiamo partiti politici capaci di fare quel ruolo lì, e sono molto d'accordo con te Marco, l'interesse generale non sappiamo cosa sia. In democrazia l'interesse generale era risultante del conflitto politico, conflitto tra, di pacifico ma di idee. Di analisi di ciò che è, conflitto anche su questo, si deve avere, e poi conflitto di, 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 più, più politico e normativo su come fare per migliorare le cose e in che direzione migliorarle. E la mia idea di interesse generale non è, non è semplicemente un'idea procedurale e ciò che e ciò che emergerà dallo scontro di varie diverse declinazioni dell'interesse generale all'interno però di due argini, supremazia della legge e insieme a questa responsabilità politica, perché possiamo secondo me essere tutti d'accordo: ossia, non credo che, che alcuno vorrebbe negare, che eh, l'interesse generale non coincide tra le altre cose col fatto che le regole purché non ingiuste, siano rispettate. Una volta che le regole in democrazia le abbiamo messe insieme, allora le rispettiamo. Organizzare un sistema che fa sì che le regole siano rispettate è sicuramente conforme all'interesse generale. Quella è una base comune dalla quale forse si può partire. Quella, l'altra responsabilità politica. Se siamo in democrazia, occorre che chi si trova a rappresentare gli interessi della collettività risponda. Poi lì la responsabilità politica è un po' più delicata perché non sono solo sistemi formali che creano la responsabilità politica come il voto e la possibilità di mandare a casa gli eletti, ma anche la stampa e tutto il funzionamento della sfera pubblica. Um, dati questi due argini, lì dentro per me qualunque cosa va bene come interesse generale, per cui posso anche, poi io ho le mie preferenze, ma posso anche rimanere indifferente. Al, rispetto al tema dell'immigrazione, uh, alla questione se, dopo il conflitto di idee e di analisi del presente e di decisione su cosa fare, si deciderà che eh, si chiuda l'immigrazione o che si dà il passaporto italiano a chiunque. Tra, anche tra, Accetterei qualunque dei due estremi, purché venga da questo, da questo gioco. Um, ma questo gioco richiede gli attori necessari di questo gioco sono organizzazioni politiche, vaste e a, e a fini generali come i partiti politici. Non saranno quelli del futuro, gli stessi del Novecento, perché la società è cambiata, però ci vuole qualcosa del genere. E chiudo il libro cercando di immaginarmi come organizzazioni del genere potrebbero un po' riprendere. Um, e, e lì e niente, eh, è quello che sono riuscito a immaginarmi, è la parte più debole del libro e, ed è così l'indicazione di un'aspirazione. Bah, vedremo, non lo so, non lo so. E come tu dici, non vale la pena scriverci un altro libro e ritrovarsi due anni dopo a dire, ah sì Marco, ecco questo libro risponde alla domanda che mi hai fatto due anni fa, perché non vale la pena. Bisognerebbe, come dici, fare qualcosa. Um, sul fare qualcosa scusate il disordine sul fare qualcosa torno alla, 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 alla chiudo con la tua ultima domanda um, quella quella sul tu dici tu confuti la lettura culturale l'interpretazione culturale dei problemi del paese poi parli di questa rifondazione repubblicana che anch'essa però una sorta di rivoluzione culturale sì vero uh, Voglio confutare quell'ipotesi, confutarne la base empirica, che secondo me non è, non è convincente. Poi detto questo, io non dico che la cultura non conta. Uh, io dico che la cultura può cambiare uh, e lo dico perché la cultura è fatta, sì, di tradizioni, poi anche lì definire cos'è la cultura, tradizioni, ciò che si è assorbito, ciò che si è visto fare dagli altri, anche le idee, anche in parte le idee. Però forse le idee sono anche una cosa un po' più mobile della cultura. Si può cambiare idea dopo una discussione, dopo aver letto un libro, pensandoci. E mh, tornando a quello che dicevo prima sul gioco di queste varie determinanti dei comportamenti individuali e anche collettivi, idee, interessi, incentivi, cultura, ho trovato molto, molto interessante una recente letteratura di un, di un economista politico, Dani Roderick. Sul, sul gioco tra interessi e idee ehm, come dire se cerchiamo di risistemare il paese perché sta funzionando male perché l'interesse generale comunque lo definivamo, non è rispettato possiamo pensare che c'è una parte di cittadini che sono contenti così sui quali non si riuscirà ad aver presa bisogna concentrarsi su quelli che in questo sistema ci perdono spiegargli perché ci sperdono e cercare di convincerli a fare qualcosa per il meglio ma Danny Rodrick in questo libro, in questo articolo, un paio di articoli e anche altri prima su interessi e dei dice, ma non, non, sarebbe sbagliato dar per persi anche gli altri. Perché cosa sono gli interessi? L'interesse del farmacista, nell'esempio precedente, era mantenere il monopolio sui farmaci. Ma qual è quel suo interesse? Quel suo interesse o l'interesse dell'evasore fiscale è non pagare le tasse. No, siamo sicuri che questo sia il suo interesse? Da dove nasce questo suo interesse? Da Nerodic dice: gli interessi, non immediatamente, ma nel medio-lungo te medio termine, sono sempre figli di un sistema di idee. Su chi sono io e quindi quali sono i miei fini ultimi: non pagare tasse o avere un sistema nel quale la gente non muore per la strada e i miei figli sono educati bene nelle, nelle scuole. Um, idee quindi sui miei fini ultimi. Su come posso realizzare questi fini ultimi e su quali sono gli ostacoli che il mondo nel quale vivo eh, propone di fronte eh, mi oppone per realizzare questi fini ultimi. Tutte queste tre cose derivano da un'attività di analisi, un'attività intellettuale sulla quale, della quale si può parlare. Roderick dice: spesso quelli lì che guadagnano dal monopolio ingiusto, spesso da quelli lì potresti andare. Figurativamente, naturalmente, potresti andare a parlargli e spiegargli che, guarda, che tu questi tuoi interessi li potresti soddisfare in un modo migliore, magari non perdendoli del tutto, ma in un modo migliore per te e migliore, più efficiente per la società. Esistono sia soluzioni che elevano l'efficienza del sistema, pur tenendo anche buoni questi qua. Poi uno può dire: Io sono un rivoluzionario e questi qui li voglio mettere, mettere tutti in prigione o mandarli via. Uno più realistico dice no, cerchiamo di mettere anche questi dentro una coalizione che accetta di fare alcuni cambiamenti. E poi c'è cioè, anche come dire, una riforma fatta insieme con questi, poi può preludere ad altre, eccetera. Um, tutto questo, chiudo, tutto questo si ferma a dire che non è impossibile cambiare. Come ci si arriva rimane la tua domanda sulla quale dico l'ultimo capitolo del libro, non insomma da una... così un abbozzo così fatto a matita di risposte. Sì, grazie, grazie Andrea. Grazie, Andrea. Eh, qui il, il tema del pessimismo-ottimismo, nel senso che qua secondo me noi abbiamo un denominatore comune, almeno eh, Andrea sicuramente eh, con me e, e presumo anche Corialino, ma adesso ce lo dirà lui. Eh, un elemento di ottimismo legato, legato al, eh, al dialogo e al confronto con i giovani. Lo dico proprio senza retorica, perché anch'io, eh, pur pur rendendomi conto della... della di quanto ci sia di profondo in quelle descrizioni richiamate della la mentalità degli italiani, i nostri, i nostri vizi, eccetera, che sono appunto denunciati da Dante in poi ancora adesso con mille motivi, però nonostante ciò noi abbiamo avuto, abbiamo avuto delle fasi storiche, penso agli ultimi 150 anni, diverse diverse dal punto di vista dello slancio economico, diverse dal punto di vista dello slancio ideale, ci sono stati dei cambiamenti, per cui un certo tipo di mentalità di fondo, di cultura nel senso di tradizione così, è stata assolutamente compatibile con fasi diverse, non, non, con, con delle notevoli di differenze. Il, l, l, e quindi si può cambiare. Non è un dato, eh, un portato definitivo. Eh, lui diceva come venivano descritti magari i tedeschi nel Settecento come indolenti, poco produttivi in una Germania. Poco dinamica rispetto ad altre realtà, e poi la Germania, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento ha fatto un percorso eh, anche con sconvolgimenti non da poco, che l'ha portata a essere un paese solido, robusto, con un senso civico forte. Eh, I paesi scandinavi all'inizio dell'Ottocento erano arretratissimi la Svezia, la Norvegia e poi hanno fatto trote novecento un balzo in avanti complessivo molto significativo quindi non c'è nessuna eh, fatalità nella storia detto ciò il tema dei giovani Andrea Capusela che esperienza ha fatto pre covid poi il covid purtroppo l'ha impedite andava nelle scuole dell'obbligo eh, soprattutto a parlare di costituzione, eh, di valori, e sicuramente quando ci confrontavamo su questa esperienza, eh, trovava, eh, trovava un terreno positivo su cui eh, persone, individui, giovani persone con cui ragionare. Relino Marei abbiamo l'esperienza eh, del rapporto con gli studenti universitari che è positiva. Ecco, quindi outing, condividiamo, condividiamo il fatto che eh, questi ragazzi, ragazzi e ragazze dell'Università di Studi di Genova hanno voglia di capire, hanno voglia di capire, se tu mh, eh, non proponi le tue idee ma proponi un'analisi, eh, un metodo, confrontiamoci, un tono, un tono. sono assolutamente interessati sono assolutamente interessati e capisci che eh, il, il loro distacco dalla vita pubblica è spesso motivato dal basso livello qualitativo delle discussioni che loro dovrebbero sentire se si sintonizzassero su una trasmissione che parla di politica, mentre invece sono interessati a capire come va il loro mondo, quello che sarà il loro futuro e anche a ragionare al confronto delle idee. A arrivare a una definizione di interesse generale sulla base di un confronto. Questi sono elementi che inducono, inducono all'ottimismo, a dire c'è lo spazio, c'è lo spazio. Bisogna, secondo me, scardinare interessi particolari e mh, che ci sono, che sono molto forti, che sono molto forti diffusi, articolati e bisognerebbe avere la, la capacità di non inseguirli, di non inseguirli sempre per magari eh, vantaggi immediati elettorali. Questo è più faticoso, è più faticoso e come diceva Andrea Capusela, lo si riesce a fare soltanto se si trova il modo, e qua è il libro che non è stato scritto, ma è la sfida, di mobilitare, di mobilitare delle, un, dei gruppi un po' numerosi capaci di contrastare, contrastare l'interesse corporativo. Perché se chi ha responsabilità politica e deve contrastare un interesse corporativo negativo che non corrisponde obiettivamente all'interesse generale, ci sono esempi anche più seri di quello dei farmacisti, più complessi. E se lo provi a fare, ma sei solo come un cane, e allora non, non ce la fai. Non ce la fai. Eh. E l'interesse particolare, i portatori di interesse particolare, sono capacissimi di mobilitarsi per difendere il loro orticello, molto meno capaci di mobilitarsi. Contro un interesse particolare, so, è il resto, è il resto. E questo è. è, è allora, e allora chi, chi si assume la responsabilità a un certo punto dice: Non ce la faccio, sono solo. Può anche dire: Chi me lo fa fare? Ma perché? Se poi è opportunista, dice: Ma io mi coltivo. Una somma di interessi particolari, così poi vengo rieletto, passo dalla, dalla regione al Parlamento, eh, faccio un percorso di carriera ed è l'opportunità. E poi, magari, una volta che sono in Parlamento, sono uno dei 150 che a seconda della convenienza passa da un raggruppamento all'altro. Quindi ci sono motivi di essere ottimisti, ci sono delle difficoltà oggettive. E c'è il tema della, della mobilitazione e della ricostruzione anche della politica. Chiudo con un esempio che riguarda questa società. Cioè è successo un, un qualcosa di molto interessante, di cui adesso si comincia a parlare in, in maniera molto seria e anche molto variegata. Eh, la, raccolta firme, la raccolta delle firme online. Per il referendum abrogativo sulle, sulla legislazione sì. vigente sulla cannabis e anche sta andando avanti la raccolta di firme per modificare abrogativa della legislazione vigente sull'eutanasia. Eh, queste firme raccolte in tempo rapidissimo eh, su questioni significative, significative, ma anche molto specifiche molto specifiche. Il punto, il punto qual è? Che eh, noi eh, siamo cresciuti guardando un po' la sala, me, me per primo, in una fase in cui quando si andava a votare, così ci venivano proposte comunque delle visioni complessive. Non eravamo invitati a, a pronunciarci sulla cannabis, sull'eutanasia. Eh, su quota 100, eravamo invitati un po' a pensare a un sistema complessivo di paese. Allora ci sono questi elementi che sono sicuramente molto interessanti per le dinamiche democratiche: il pronunciamento dei cittadini, fermo restando che 500 mila persone su quanti sono gli elettori italiani, 50 milioni circa, è una quota infinitesimale. Però io non vedo, non vedo differenza tra uno che consapevolmente si collega online per rispondere a, a un quesito e uno che andava un tempo a un banchetto ad, eh, con un ufficiale pubblico che certificava la validità della firma. È sempre un atto di assunzione di responsabilità, eh, che però introduce rispetto al tema partiti così anche degli, delle possibilità di scenari molto diversi che rendono ulteriormente più complicato per quanto non, non di, scenari più complessi non di per sé negativi non di per sé negativi che rendono ulteriormente più, più complicato il percorso necessario necessario che andrea Capusela eh, individua e che io condivido ritengo necessario eh, questo per Adesso non so se ci sono eh, de, de, Io alla... volevo soltanto molto rapidamente eh, aggiungere due cose. R Rimango sul tema dell'analisi. Eh, sul tema dell'analisi. Sono stati evocati sia da te che da Andrea il rapporto che è oggettivamente è molto complicato tra interessi e valori. E eh, qui dobbiamo capire ecco, come funziona la storia come l'abbiamo conosciuta fino a questo momento. Dal mio punto di vista, un'analisi un forse errata, forse sbagliata, sono tendenzialmente gli interessi e anche il confronto tra gli interessi che guidano la storia, però i valori e le idee sono in qualche modo i percorsi obbligati, obbligati da un punto di vista culturale come dire, Definiscono i percorsi lungo, quali, eh, lungo il quale eh, gli interessi si possono far valere e come eh, possono affermarsi. Eh, come dire uno schema molto, molto semplice, ma che secondo me funziona abbastanza. Quello che mi convince dell'analisi di Andrea e in modo particolare dalla replica alle mie osservazioni che ha fatto prima è il concetto di cultura. Eh, ci sono varie idee di cultura, qui parliamo della cultura che in qualche modo orienta il comportamento delle persone. È vero quello che dice Andrea nel libro e anche nella sua replica. Dobbiamo liberarci dall'idea che la cultura sia soltanto tradizione. Ci sono due mh, analisi di sociologi molto importanti, peraltro eh, un sociologo e eh, forse il più grande e importante sociologo italiano eh, che eh, diciamo Alessandro Pizzorno, scomparso nel 2019, che si è occupato molto di scienza politica, si è occupato molto di partiti politici. Allora c'è un'idea. Diciamo la cultura si muove tra due poli, no? eh, tra richiamo un grande altro sociologo che è Pierre Bourdieu. La cultura sono schemi storici di cognizione e di valutazione che in qualche modo impongono, appunto costringono il comportamento a muoversi in una determinata direzione. Però la cultura è anche un'altra cosa, è quello, il richiamo che facevi tu al mondo della scuola, dell'università, dei giovani, eccetera. La cultura sono anche pratiche di conversione. A un certo momento la cultura cambia direzione. E se noi osserviamo, stiamo sempre come dire, a livello dell'analisi, non di quello che desideriamo noi, quello che, di cui ci rendiamo conto è che queste pratiche di conversione ehm, si affermano tendenzialmente quando ci sono dei movimenti. Ehm? Pratiche di conversione che sono nate eh, all'interno della scuola e dell'università sono forse... Come dire l'esempio più evidente eh, di una cultura che cambia, di una cultura che prende una direzione diversa. Faccio riferimento ai movimenti del 1968, ma anche quelli venuti successivamente. Ehm, è questo che legittima le parole di speranza di Andrea, volevo dire. Nel senso però poi da un altro punto di vista, cioè andando sul piano del dover essere, eh, poi stimolare. I movimenti eh? stimolare la discussione pubblica e faccenda davvero molto complicata qui è vero che ci scontriamo con un enorme problema il problema della crisi dei corpi intermedi seguita eh, purtroppo sembrava come dire l'annuncio di una nuova alba di una nuova era eh, quella del della crisi di Tangentopoli, in realtà ci troviamo con dei partiti che evidentemente, i partiti leggeri, i partiti movimento, i partiti che eh, tranne forse il Partito Democratico non ama l'etichetta partito, eh, evidentemente non sono stati in grado di promuovere queste pratiche di conversione, cioè di farsi in qualche modo portavoce, portavoce di. Eh, come dire, aspetti sentiti all'interno della comunità politica partendo dal basso. Però, so. Bene, è un discorso che potrebbe non finire mai, diciamo così. E lo, continuiamo a pensarci. A questo punto, io ringrazio intanto Andrea Capussela, Relino Mara a tutti voi che avete condiviso questa riflessione un po' a 360 gradi eh, su, su cosa, sia, cosa siamo tutti noi, cos'è il nostro paese, cosa potrebbe, cosa potrebbe essere. Vediamo. Come dice io? io speriamo che me la cazzo. Esatto, no? Era il titolo di un esatto. esatto.